La porta è delimitata da due grandi torrioni quadrangolari posti di sbieco. Lungo la strada lastricata a due corsie, che reca chiari segni dell'attraversamento di carri, si succedevano tre sistemi di porta a doppia imposta sostenute da uno stesso pilone. Nel museo locale è conservato un cardine di bronzo rinvenuto sul posto. La strada che si apriva a Porta Nord continuava poi con un istmo lastricato, poggiante sul fondo del mare ed emergente, per il suo spessore, oltre la superficie dell'acqua e che congiungeva l'isola alla terraferma. Tale lastricato, fino ad alcuni anni addietro, ha costituito una naturale via di comunicazione per l'accesso all'isola dei carri trasportanti l'uva che ivi si produceva. Andando verso l'entroterra da Porta Nord, ci si trova davanti una vasta area con notevoli rinvenimenti, denominata Cappidazzu. Lo strano nome siciliano deriva da un cappellaccio che su un bastone era posto sul campo di vigneti che, prima degli scavi che hanno portato alla scoperta di questo sito, copriva l'area nella quale si praticarono i primi sondaggi di scavo. I resti che oggi si vedono sono costituiti principalmente da un muro di cinta rettangolare, su un lato del quale è incastrato, come generalmente avveniva per i santuari fenicio-punici, il basamento di un edificio a tre navate in senso longitudinale, con una navata in senso trasversale posta all'estremità posteriore. La destinazione di questo luogo ad una divinità, forse Baal Ammon, avvenne nel primo periodo della costruzione del centro urbano, e che quindi tutta l'area avesse una funzione prettamente religiosa, è data dalla presenza di basamenti di piccoli altari dove i mozzisi venivano a posare le loro offerte alle divinità. Gran parte del materiale archeologico è stato rinvenuto nelle due necropoli di Mozia. La prima, la più antica, circa VIII-VI secolo a.C., è situata nella zona nord-occidentale dell'isola. La seconda, più tarda, si trova sulla terraferma, lungo il litorale di Birgi.
La necropoli arcaica si presenta come una vasta zona rocciosa spianata, lambita quasi dal mare, cosparsa di pietre tombali e di urne dove si conservavano le ceneri dei defunti. Il rito funebre praticato era infatti quello dell'incinerazione. Il cadavere veniva cremato e i resti erano conservati in un'urna assieme al corredo funerario. Dall'esame dei corredi tombali si deduce una certa monotonia nei corredi stessi, forse dovuta ad uno scarso interesse, contrariamente a quanto avveniva nel mondo greco.